Inaugurazione qui alla Casa Circondariale di Avellino del padiglione dedicata a Salvatore De Vivo, come vediamo dalla targa, toccante commemorazione in presenza della mamma. Un momento molto commovente, è una giornata di grande onore questo per l'amministrazione penitenziaria, aver ricordato questo assistente capo, una persona che io ho conosciuto personalmente, bravo, ligio al dovere, silenzioso e meritevole di questo, morto in servizio di notte, montato sul muro di cinta per servizio a mezzanotte, poco dopo muore. E quindi per l'amministrazione, ripeto, per tutti noi della Casa Circondariale di Avellino, personale sia esso di Polizia Penitenziaria sia comparto Ministero, siamo orgogliosi per aver dedicato questo nuovo padiglione aperto l'anno scorso nel mese di maggio a questa persona. Dottoressa, questo padiglione aperto, già come ricordava lei, da qualche tempo, ha alleggerito, alleviato un po' i problemi della casa circondariale? No, questo padiglione non ha tanto alleggerito, diciamo che è una innovazione dell'amministrazione quella di aver creato un padiglione cosiddetto a sorveglianza dinamica, padiglione dove vengono detenute persone che hanno un fine di pena molto più ridotto, che vengono quindi esaminati, scrinati e che devono dedicarsi ad attività che possono poi essere nient'altro che l'apertura per un loro reinserimento sociale. Chiaramente i detenuti sono tanti e non possiamo dire che tutti i detenuti abbiano pene brevi, ci sono anche detenuti che hanno pene non brevi e che comunque vengono ospitati nei vecchi padiglioni detentivi. Noi, soprattutto io che rappresento l'amministrazione penitenziaria, mi auguro che in un prossimo futuro, quindi molto breve, anche gli altri reparti possano essere ristrutturati alla stregua di questo nuovo padiglione che voi vedete adesso all'avanguardia e che si possano anche per gli altri, al di là già di quello che noi cerchiamo di fare con tutto ciò che l'amministrazione ci mette a disposizione, migliorare cose migliori, perché anche gli altri hanno diritto ad un percorso di risocializzazione così costruttivo, così serio e che possa dare quindi delle aperture all'esterno per una vita diversa, una vita che possa dare dei frutti ed evitare il delinquere. Si parla spesso di indulto, amnistia, secondo lei qual è il provvedimento giusto per rendere più vivibili le carceri? Non sta a me chiaramente in questa sede stabilire quale possa essere il modo per poter alleggerire le carceri. Io mi auguro che il governo possa fare dei provvedimenti che possano alleggerire le carceri, ma sicuramente non sono io che lo debba dire e non è assolutamente questo, ritengo, il momento per poterlo fare. Io me lo auguro. Dottoressa, l'ho vista particolarmente commossa. E nonostante una dignità del dolore che si sentiva, insomma, la madre era particolarmente emozionata, ma anche lei. Sì, io sono molto, a parte che io credo di essere da sempre una persona molto sensibile e siccome sono anche gli anni di servizio che parlano per me, io ho 38 anni effettivi di servizio in amministrazione penitenziaria e ho sempre vissuto con la polizia penitenziaria e quindi come posso non commuovermi per una manifestazione così bella e che appunto rappresenta anche la sensibilità dell'amministrazione verso una persona seria, onesta, corretta che è morta in servizio. Grazie a voi.